Buongiorno amici e amiche, stamattina stiamo facendo un'indagine demoscopica, stiamo cercando di capire se i napoletani e quanti napoletani, abbracciando diverse generazioni ma anche qualche straniero, conoscono la storia di Napoli, e quindi partiamo proprio dal Regno delle Due Sicilie, stiamo chiedendo se sanno chi sono, chi erano e chi sono stati i Borbone. Seguite il servizio. Posso farvi una domanda di storia molto facile? Chi erano i Borbone? Sono stati i dominatori di Napoli. Dominatori? Sì, il regno di delle sue Sicilie. Carlo di Borbone. Va benissimo, grazie, buona passeggiata. È una ermanita della Catalogna. Una pregunta. Ma io non parlo bene l'italiano. Io non parlo bene spagnolo, disculpa. La pregunta è molto semplice, la domanda è molto semplice. Chi erano los Borbones? Reyes. Des? Una famiglia di reyes di Italia e di Spagna. Il regno de... del regno di Spagna. Delle dos. E delle dos Sicilias, claro. Che carino. Guardate questa nostra sorella, ermanita sorella catalana, conosce la storia mejor de muy napolitane. La domanda è facile, chi di voi sa dirmi chi erano i Borbone? La famiglia spagnola che governava a Napoli. Ripeti, perché non c'è. Una famiglia spagnola che governava a Napoli. Regno delle Due Sicilie? Sì. Sì. Regno di Napoli e delle Sicilie. Quanti anni avete? 14. 14. Secondo il liceo. Siamo. Siete piccini, però suggerimento, prendete i libri di storia. Perché questo no, serve per arrivare ai giorni nostri, farvi capire perché siamo qua, perché esistiamo ancora e grazie a chi non siamo quelli che dovremmo essere. Chi erano i Borbone? I Borbone attualmente in Italia, pochi sanno che l'Italia, prima dell'unione di Cavour con Garibaldi, che fecero quella famosa stretta di mano, noi del Regno delle Due Sicilie, Napoli collegato con Palermo, perché il re andava anche a Palermo e veniva, e come infatti fece anche costruire la prima ferrovia, il tratto in Italia, Napoli Portici, per la volontà del re, perché là c'aveva i suoi cavalli. Quindi sai la storia, abbiamo scoperto. Vabbè, la io sono un napoletano dei quartieri, per cui sono nato sulla piazza, Borgo Santa Lucia, Casse dell'Ovo, Borgo Marinaro. Anche se non sono acculturato, mi sono acculturato. No, questa è una bella cosa, questa è una bella cosa, perché abbiamo intervistato anche dei ragazzi diplomati che veramente non sapevano la storia. Però poi lui che rappresenta quella napoletanità genuina sa da dove viene. Mi sa dire chi erano i Borbone? Quelli che determinarono il regno delle Due Sicilie. È successo che quel fetente di Garibaldi, per unire l'Italia, praticamente ci tolsero il regno delle Due Sicilie, e praticamente alla fine ci hanno impoveriti, si sono presi tutto, noi si è capovolto la situazione, tutte le industrie sono andate a nord, tutti i nostri soldi, i tesori che aveva il regno delle Sicilie si sono presi tutti quanti a nord. Lei ha un accento milanese. Infatti. In cosa ti sei laureato? Dimmi. Facoltà di Scienze Motorie Partenope a Napoli. Ah, bravissimo, complimenti. Quindi abbiamo, ragazzi, un nuovo dottore con una specializzazione anche molto importante, al quale dobbiamo fare un ulteriore esame stamattina per confermare la tua laurea. Ah, ok. Sentiamo chi, la domanda. Chi erano i Borbone? Chi erano i Borbone? Era una famiglia importante di Napoli. Che regnava, cioè che regnava il regno di Napoli, tra il regno di Napoli e le Due Sicilie. Confermiamo, sì. L'attestato di laurea, va benissimo dottore, in bocca al lupo per il futuro. Crepi. Ciao, grazie. Chi erano i Borbone? Andiamo, tagliamo questa scena, ti prego. Chi erano i Borbone? Non lo so. Lei non è italiano? No, non sono italiano. Di dov'è? Sono sloveno. Abbiamo chiesto un pochino in giro ai napoletani, ma anche a qualche straniero, a qualche italiano,
se conoscevano o se conoscessero la storia di Borbone, del Regno di Napoli e delle due Sicilie. I più lo sentirete o l'avrete già sentito se avete visto il nostro video, dalle immagini e dalle interviste. A telecamere spente moltissimi conoscevano la storia, chiaramente divertente, non veritiera, dei re di Napoli. Carlo V che sta dicendo chi ha fatto la pipì per terra, loro hanno detto chi ha pisciato, che è volgare, per terra, mentre invece Carlo III, molto snob come potete vedere dalle immagini, risponde: io non lo so, mentre invece Gioacchino Murat, che è sempre stato un po' guascone, se ne assume la responsabilità: sono stato io, guardate. E l'ultimo che hanno coperto, sapete cosa fa? Con la sciabola sguainata, che non riuscite a vedere a causa dell'impalcatura, gli dice: adesso ti taglio il pipino. Non si può dire pisello in TV. E con questa meravigliosa, ma anche un pochino stupidissima storia, chiudiamo questo simpatico servizio, che voleva essere di storia, ma poi alla fine abbiamo visto che moltissimi sono i bocciati, qualcuno rimandato a settembre, tantissimi altri devono veramente cominciare a studiare la vera storia del Regno di Napoli. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano e Massimo Pacilio.